Ciao a tutti ragazzi, stiamo raggiungendo la fine di questo motore. Cosa manca? Manca solo la testata. Questa si presenta vergine, non è stata mai toccata, quindi dobbiamo fare degli accorgimenti. Dobbiamo fare la sede della valvola e la voglio lucidare a specchio o quantomeno molto liscia, quasi specchio, sempre per le incrostazioni carboniose. Vi faccio vedere. Ah, poi ci sono delle bave di fusione nel passaggio del cavetto del decompressore, tutte queste cose qua che vi faccio vedere subito. Mettete like se vi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti. Questa è la testata, raga. Made in Italy. CDC vecchio modello di testata Malossi per il 41 mm, questa qua. Con la testa ad alta turbolenza, come la definiscono loro, autopulente, così la definiscono, testata ad alta turbolenza autopulente. Allora, come vedete, qui ci sono delle bave che le eliminerò perché mi danno fastidio alla vista, però non è che guadagneremo niente. Già la presenza del decompressore già dà fastidio. Comunque questo è un altro discorso. Eliminerò queste piccole bave e tutta il cielo, tutta la cupola verrà lucidata. Poi toglierò queste bave qui di fusione, vedete? Qui c'è il passaggio del cavo. Queste già le togliamo così. Le togliamo meccanicamente. Già si è pulito. Già si è pulito, però darò un colpetto di lima. Ecco qua, ragazzi. Quindi darò un colpetto di lima per pulire ancora meglio. Poi magari mi toglierò queste porcherie qua, queste piccolezze qua. Ma giusto per estetica, questa. Giusto per estetica perché non mi piace vederle, ragazzi. E poi faremo la facciata della valvola, questa qui. Rettificherò la sede valvola e revisionerò un attimo questi componenti. Allora, questa è la molla, i due piattelli, 1 e 2. Questo sta tutto aperto, vediamo di portarlo alla posizione originaria. E anche questa molla qui è un po' storta, vedete? La drizzerò. Faremo tutto sto lavoretto qua di revisione testata e poi non possiamo più trovare scuse, non posso trovare più scuse. Monterò il motore a Pasquale e vedremo finalmente come va. Ok? Vedete i depositi carboniosi, vedete? Eccoli. Facciamo questo lavoro. Thank you.
È stata rifinita qua, lucidata a specchio o quasi, ma tanto va bene già così, perfetto. Adesso devo fare la sede della valvola. Come la faccio? Con la pasta smeriglio e con la valvola e con un cacciavite. Metto un po' di pasta smeriglio qui sul fungo. Quindi ragazzi, la inserisco. Cerchiamo di non far andare lo smeriglio dentro proprio il guidavalvola. Non lo facciamo andare, cerchiamo. Altrimenti smerigliamo anche quello. Ok, vedete già il colore della valvola? Sembra che sia smerigliato qui, va bene? La parte più chiara, intendo. Si è fatta già la faccia o la testata, però diamo un'altra botta. Mettiamo un po' d'acqua, perché questa è solubile in acqua, questa è acqua, ragazzi. Una volta
volta che è stato fatto tutto questo lavoro qua, possiamo inserire la valvola, la inseriamo qui nella sede e la montiamo. Mettiamo una coppiglia nuova Pasquale, quella vecchia si poteva anche mettere una volta raddrizzata, però mettiamo una nuova, facciamo un lavoro per bene. È un po' lunga, sta dando problemi, però è andata, ragazzi. È andata. Eccola qua. Va bene? Tagliamo le estremità un po' più che sono lunghe e il lavoro è fatto. Ok, ragazzi. Messo questo spessore prima per non aver problemi di discesa della valvola per inserire. Ok, il lavoro è finito. Quindi ragazzi, abbiamo visto quando si deve montare una testata nuova le operazioni minime da fare. Quindi togliete un po' di bave dal contorno della valvola di decompressione se ci sono, poi la lucidatura del cielo della camera di combustione della cupola per evitare il formarsi di incrostazioni carboniose, cioè si formano lo stesso, però dovrebbero formarsi più lentamente perché con la parete liscia non hanno possibilità di aggrapparsi bene, proprio detto in parole povere. Poi tutte le bave di vicino al cavetto del decompressore, perché quelle poi inevitabilmente vanno a grattare sul cavetto, quindi non vanno bene e le togliamo. E poi la valvola, lo smerigliare della valvola per fare la tenuta buona fra valvola e testata. Quello bisogna farlo, va bene ragazzi? Altrimenti già facendo quel lavoro si avviene una leggera perdita. Immaginate se non lo fate proprio, quindi la perdita sarà più copiosa. Perché è proprio un difetto, fra virgolette, è un difetto dei motori piaggio questo qua. Infatti quando si inizia a spingere un po' di più, parecchi la estirpano proprio, viene riempito di materiale e viene portato a filo con la camera di combustione, va bene ragazzi? Quindi già non va bene normalmente, quindi fate questa operazione, smerigliate la valvola ogni volta, è consigliato. Allora, poi nel prossimo video vedremo il montaggio di questo motore finalmente. Adesso non si possono trovare più scuse, come dicevo nel video, quindi monterò tutto il blocco per bene, tutta la parte elettrica. Ci sono due o tre fili da rifare, qualcosina da rivedere, e monterò tutto questo, il volano, e poi monteremo il gruppo termico. Del gruppo termico mi farò il punto morto superiore per determinare il rapporto di compressione, faremo la misurazione del rapporto di compressione, va bene? Con due strumentini che ho preparato, uno già l'abbiamo visto, è una boccola barra candela che si avvita sulla testata e ci permette di inserire il comparatore centesimale per prendere il punto morto superiore perfetto, preciso. E l'altro sarà uno strumento per misurare il rapporto di compressione fatto a mano, che serve per misurare il rapporto solo a scopi miei, per paragonare vari motori. Però questo è un discorso che faremo nel prossimo video, che sicuramente sarà bello lungo, perché voglio fare tutto, voglio fare misurazione e anche la messa in moto. Però vedremo poi ragazzi, vedremo quando farò il video. Tanto vi saluto e vi dico mettete like e iscrivetevi al canale se volete.
Se no, non fa niente. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo presto al prossimo video. Ciao, ciao, ciao.